Buon pomeriggio cari amici di All Music Italia, siamo pronti per un'altra delle nostre video interviste in diretta a noi Marta Daddato. Eccoci qua, noi l'attendiamo con impazienza, che si colleghi presto, avremo parecchie cose da dirci, parecchie cose da raccontare a proposito del suo singolo Bordello, ma non solo, perché faremo proprio un viaggio in tutta quella che è stata la sua, per il momento, breve carriera, ma quelle che saranno anche le prospettive future. Oggi è una giornata importante per quanto riguarda la musica, perché il 16 di maggio è giorno di tantissimi compleanni. Infatti compie gli anni per esempio Laura Pausini, The Queen, la numero uno, quindi tantissimi auguri di buon compleanno a Laura Pausini. Salutiamo anche il collega Davide Misiano. Ciao Davide, eccoci, salutiamo anche tutte le persone che piano piano si stanno per essere con noi. Vediamo, aspettiamo che Marta si colleghi e faccia la richiesta di partecipazione. Una volta che avrà fatto la richiesta di partecipazione, io poi darò l'ok e inizieremo l'intervista. Parlavamo dei compleanni, è il compleanno anche di Fiorello, tanti auguri a Fiore e tanti auguri a Fiorello, che oggi compie 69, 60, no, Claudio Baglioni 69 anni, mentre invece Fiorello compie 60 anni. E tanti auguri anche a Dolce Nera. Un saluto anche a Greta Rei. Ciao Greta Rei, un'artista davvero molto, molto simpatica e anche molto carina, devo dire la verità. Io apprezzo sempre anche i suoi contenuti social, dovremmo quasi esserci. Entriamo, eccoci qua. Dovrebbe esserci. Ciao! Ciao Marta, come Ciao stai? Simone, tutto bene te? Tutto bene, Meno dai. Che bello male. sentire parlare romano. Guarda, in questo periodo Come non mai? Ti piace? mi piace tantissimo. Io Sì, amo Roma. Io te di dove sono di sei? Varese, mi trovo a Varese all'estremo nord. Ah, ok. Tra l'altro è una giornata bruttissima qua perché c'è una No, pure pioggia. noi, eh. Cioè, solo che c'è il vento caldo, quindi non si sta male. Vabbè, dai, almeno questo Non è c'è il positivo. sole, però. Sì. Di quale zona di Roma sei? Allora, io adesso mi trovo a Bitinia, che è più verso il mare, cioè tipo verso Ostia, quindi non è proprio Roma centro qui. Meraviglioso, sì. C'è il molo di Ostia, quella zona, ci sono dei bambini che non sono davvero niente male. Io sono un amante anche della cucina, quindi. Ah sì, a posto. Assolutamente. Allora, ci facciamo questa chiacchierata perché è appena uscito il singolo Bordello, che è un vero e proprio inno alla libertà. Sì, assolutamente. Voglio esprimere la libertà con bordello, mi piace fare il bordello, casino, quindi è quello, diciamo, il significato. Come è nato il brano? Quando hai avuto l'ispirazione che ha dato il via al lavoro? Allora, Bordello è arrivato in un momento molto importante per me, perché è arrivato dopo il successo di Queen, il singolo prima di Bordello. E è arrivato anche il momento in cui è arrivata la proposta della Universal, quindi assolutamente dovevamo mandargli materiale, pezzi nuovi, insomma, cose succulente. E niente, dopo varie sessioni cioè che siamo stati tantissimo in studio a scrivere, a fare nuove basi, è uscita a Bordello. Ovviamente ne abbiamo buttate un sacco di altri pezzi prima, però è nata così, insieme ad altre. E poi abbiamo scelta insieme allo staff della Universal. Ma ho visto che nonostante le difficoltà siete riusciti anche a creare un bel videoclip, avete fatto un ottimo lavoro, credo. Com'è nata l'idea? Sì, l'idea del videoclip? Allora, l'idea del videoclip, diciamo, è stata un po' architettata, perché sicuramente non potevamo immaginarci nulla di che, cioè non potevamo fare il video di qua, il video di là, quindi abbiamo pensato ovviamente a farlo in uno studio, quindi con gli sfondi più che altro, giocare su quello e sugli outfit e le cose del genere. Quindi abbiamo pensato di appunto contattare uno studio che è stato l'unico che abbiamo trovato aperto, perché era tutto chiuso, un casino, vabbè, è stata un'impiccata fare questo videoclip. E niente, abbiamo pensato che magari l'unica cosa che poteva funzionare era fare il videoclip, con delle scene fighe. Infatti tutto il videoclip è stato girato solamente in uno studio, cioè sembra che magari cambi ogni tanto la location, invece è sempre quello. E niente, abbiamo contattato un ragazzo, un ballerino, di colore, che è fortissimo, cioè veramente forte. E niente, abbiamo fatto il video così, semplice, quello che potevamo fare abbiamo fatto.
Io credo che si veda quella che è la naturalezza anche di questo tipo di lavoro. Io credo che si esprima anche sulla base di quella che è la tua musica, perché tu riesci ad esprimere proprio sempre positività. Sì, perché io sono così, come vedi, non voglio mai trasmettere negatività, invece sempre stare col sorriso, positiva, perché sicuramente è un bel messaggio da dare alle persone che ti vedono. Cioè, io se guardo le storie di qualcuno o seguo qualcuno, non è perché quella persona mi rende triste o mi fa stare male, mi fa pensare a cose negative. Cioè, voglio svagare, capito? Quindi è la stessa cosa che voglio trasmettere. Tra l'altro, però, bisogna anche notare che è vero, c'è la positività, ma nei testi emerge anche un po' di rancore. Tra l'altro, ho letto anche delle interviste, sì, tue passate, dove parli comunque di quello che hai subito quando eri alle scuole medie. Sì, rancore, vendetta, perché comunque porto. Cioè, io non sono una persona che esprime molto quello che ha dentro. Cioè, magari oggi mi rode, che ne so, ho passato una brutta giornata, però comunque sorrido. Cioè, non sto qui così a piangermi addosso, cioè, non sono fatta così. E però questo mio lato che nascondo visivamente lo metto nei testi. Bene, bene. Qualche giorno fa, in occasione dell'annuncio del tuo ingresso in Universal, hai scritto sui social un lungo post. Mi hanno colpito alcune tue parole, te le leggo. Volevo anche ringraziare, me stessa per non aver mai sentito quei coglioni che cercano di buttarmi giù da anni. Come sei riuscita a non farti condizionare dal giudizio degli altri? Allora, io sono sempre stata una ragazza che voleva fare cose diverse dagli altri, cioè non mi è mai interessato seguire la massa e vestirmi in quel modo o fare quello che facevano gli altri. Quindi io ho scelto sin dalle medie una strada diversa dagli altri che mi ha portato ovviamente a subirmi degli insulti, persone che sparlano, che poi fanno finta di essere i tuoi amici, le tue amiche. E comunque io negli anni ho sempre cercato di lasciarli stare, cioè ho detto io voglio fare questo, perché devo sentire quello che mi dici te, chi sei? Cioè, io voglio fare questo della mia vita, non sei nessuno per decidere quello che devo fare, se è giusto o sbagliato. Quindi ho sempre seguito dritta per la mia strada, lasciando alle spalle tutto il resto. Molto bene, in E effetti. sicuramente. Sì, scusa. Prego, prego, sì, vai pure, perché si vede, si emerge questa volontà di differenti, sì. Sì, no, è appunto come ti dicevo, è un po' pure di vendetta, no? Perché sicuramente se io avessi ascoltato quelle persone non sarei arrivata a firmare con l'Universal, a fare queste cose, quindi, cioè, glielo devo dire, no? E lo scrivo nei testi. Senti, hai un gran numero di follower. Come riesci a gestire gli hater? Perché sappiamo che è sempre un momento complicato, quello della lettura di quello che scrivono, e dell'affrontarlo. Purtroppo c'è qualche commentino arrivato anche qua sotto, non troppo Sì, positivo. vabbè, io ormai manco li leggo più in realtà. Mi ci sono abituata semplicemente. All'inizio era più difficile, dico la verità. Cioè, leggevo, dicevo, cavolo, però che palle, non mi piace ricevere questi commenti. Sicuramente non è una cosa che ti fa piacere, cioè, ci metto tutta me stessa in quello che faccio e poi vedere che magari c'è gente che deve criticarti per cose inesistenti, ti butta un po' giù. Però semplicemente io dall'uscita di bordello ho deciso di lasciarmi alle spalle tutto, cioè proprio non me ne frega più niente. E magari c'è quel giorno in cui sto già un po' giù di mio, che leggo un commento e mi butto giù, però non è come prima sicuramente. Prima mi lasciavo molto, molto più buttare a terra, ci stavo molto, molto peggio. Invece adesso è quasi differente, cioè leggo un commento positivo, sono super felice, super contenta, leggo quello negativo e scorro. Prima magari invece leggevo 600 commenti positivi, leggevo quello negativo, faccio uffa, sono tutti negativi. Invece adesso no, non gli Ma do molto. peso. No, credo che non sia semplice comunque, però è necessario per poter andare avanti, ma è normale, quando si fa qualcosa si è sottoposti anche a una critica. Sì, certo. Quella che è sincera e quella che invece è gratuita. Sì, no, ma sicuramente, cioè, i personaggi più esposti, quelli più conosciuti, sono pure quelli più odiati, cioè sono quelli che ricevono più insulti, quindi se uno deve puntare in alto non è che dice no, no, mi fermo qui, cioè io sicuramente non me ne frega niente di quei commenti, adesso, perché prima ci stavo male, come ti ho detto. In questo momento, in questi 2 mesi di lockdown, di quarantena, come è cambiato anche il tuo concetto di tristezza, magari anche nella scrittura? Allora, io quando sono triste, semplicemente non. Allora, è una cosa che mi piace molto fare, sembrerò pazza, ma è mettermi sul letto e piangere. Cioè, se devo farlo, lo devo fare. Non mi piace fare finta che io non debba farlo. Cioè, se tipo mi viene da piangere, che sto qua col nodo in gola,
mi butto sul letto e lo faccio perché dopo so che sto meglio. È una cosa che mi fa stare bene, metto a piangere, sembro pazza, però è così. Oppure scrivo, cioè prendo un type beat, quel genere triste, un po' il mood cupo, e scrivo. Ma non me la sono neanche passata troppo male, ti dico la verità, questa quarantena. Cioè, alla fine non sono uscita fuori di testa, sono ancora tutta sana. Beh, anche questo non comunque... sono impazzita. Beh, ma denota anche forse una serenità che hai dentro, e anche l'idea di un obiettivo. Oggi tu comunque hai un obiettivo che è quello musicale. Io credo che sia importante oggi avere questo tipo di obiettivo e soprattutto puntare dritto lì con gli Universal. Tutto questo si sta piano piano realizzando. Eh sì, cioè sicuramente un anno fa neanche mi sarei aspettata di poter dire queste parole, però sono molto soddisfatta di quello che sto facendo. Cioè, un'emozione dopo l'altra. Cioè, veramente quest'anno... è una serie di cose, un insieme di cose che infatti mi fa stare spensierata. Cioè non... magari gli anni passati stavo un po' giù molto spesso, cioè non mi capitava di stare sempre col sorriso così. Invece quest'anno sta andando, sembra tutto liscio. Ovviamente ci sono quei giorni in cui si va giù, però bisogna sempre trovare il modo di risalire su. Senti, sappiamo che il tuo producer è anche il tuo compagno. Com'è lavorare con lui e gestire il vostro rapporto umano, privato e quello professionale? Allora, noi diciamo ci troviamo da sempre bene, cioè da quando ho iniziato questo percorso con lui ci siamo sempre trovati bene a lavorare in studio. Siamo delle, io e lui, ti parlo per come siamo proprio in studio, io e lui siamo collaboratori, cioè in quel momento stiamo lavorando e dobbiamo pensare a fare qualcosa di figo. Non ci mettiamo a fare gli innamorati, i piccioncini, cioè in quel momento stiamo facendo quello, anche perché è un momento sia mio che suo, quindi io so che lui in quel momento deve essere concentrato a fare quello che fa e io a fare quello che faccio. Quindi non mischiamo mai le cose, c'è il momento per essere i piccioncini innamorati che si amano tanto e il momento in cui si devono fare le cose. E questa cosa l'abbiamo detta sin dal primo giorno che stiamo insieme, che il lavoro per noi due è... cioè ci siamo incontrati in questo modo, quindi non possiamo lasciarlo perdere o dargli poco peso. Sicuramente ci stiamo molto attenti a non confondere le due cose. Ti aspettavi un riscontro così positivo di Queen? No, non me lo sarei mai aspettato, dico la verità, perché comunque io non ho iniziato da molto, no? Quindi cioè, vedere tutte queste persone che hanno streamato Queen, che hanno visto il video su YouTube, l'hanno ricondivisa, cioè, mi ha lasciato a bocca aperta, anche perché... cioè, così dal nulla abbiamo pubblicato una canzone come avevamo pubblicato le altre e è esplosa. Mi ha fatto tantissimo piacere, ovviamente. Secondo te qual è la caratteristica che è stata più apprezzata di Queen? Questo non te lo so dire. Sicuramente c'è stato quello scalino in più rispetto alla canzone precedente. Cioè, come ogni pezzo che farò, probabilmente. E sicuramente è stato figo anche il video, l'insieme del video, le ballerine, le cose. Ma secondo me la cosa che è piaciuta di più è stata il genere proprio della canzone, quindi mezzo house, trap, rap, quel misto di suoni fighi che hanno creato il mood di Queen, che poi ho voluto anche seguire con Bordello. Certo, ma parlando quindi di artisti che in qualche modo possono avere anche... ispirato la tua carriera e il tuo modo di fare musica, quali sono stati i primi ascolti che ti hanno guidata? Allora, io ho iniziato ad ascoltare la musica, cioè il rap in generale, alle medie sempre, perché mi sono chiusa in quel mondo, e io ho iniziato ad ascoltare sin da subito Nicki Minaj, cioè innamorata follemente di lei, ancora oggi. E poi vabbè, mi sono tra virgolette evoluta e sono andata anche ad ascoltare un sacco di artisti italiani e ad oggi posso dirti che i miei preferiti o comunque quelli a cui mi ispiro di più, che mi piace come scrivono, come si esprimono, come si pongono, sono Salmo, Lazza, Dani Five e Massimo Pericolo, mi piacciono tantissimo. Tra l'altro in un'intervista di qualche giorno fa hai dichiarato che vorresti collaborare con Salmo, per esempio. Magari, cioè, c'è tempo, speriamo. Beh, diciamo che hai citato artisti anche diversi tra loro. Cosa ti colpisce della scrittura di ognuno di loro?
Allora, mi piace, come ti ho detto, il loro modo di esprimersi e anche il loro modo di cantare, cioè Dani Five mi fa proprio impazzire come canta, la sua voce è assurda, su qualsiasi pezzo lo metti mi fa volare, Lazza c'ha un modo di scrivere che è assurdo, poi suona anche il piano, quindi è una cosa più concreta. Salmo, vabbè, lui ha avuto proprio il King d'Italia, cioè uno dei più forti in assoluto. E Massimo Pericolo, semplicemente penso che il suo modo di scrivere e anche di porsi, cioè quindi il suo personaggio per me, cioè non di bellezza, non dico quello, proprio il suo personaggio è attraente, cioè mi piace come si muove, le cose che fa. Sì, anche una storia particolare, Massimo Pericolo, no? Lo dico anche con orgoglio perché è della mia Sì. zona, quindi... Ah sì? sì, c'è un certo Ah, c'è ragione, affetto, sì. territoriale, Sì, possiamo è dire. forte. Uno dei pochi artisti che non mi è mai capitato di intervistare, capiterà spero presto, perché lo apprezzo molto. Vediamo. Sì. Ma tornando invece a te, a quello che è il tuo percorso, tu non hai mai fatto talent, ma un giorno vorresti provarci, o cosa pensi comunque di quel mondo, il mondo del talent? Allora, i talent a me, cioè per quanto riguarda me, non ci ho mai pensato, non ho mai voluto andare a un talent tipo, che ne so, vabbè, i soliti, cioè, non so che dico quali. Non mi è mai interessato, cioè io mi sono costruita il mio mondo qui sui social, mi basta questo, cioè non mi serve andare di qua, di là per poter spaccare, cioè preferisco guadagnarmi le cose da sola. Comunque io ho iniziato da TikTok, lo sappiamo tutti, ok? Ma comunque ho fatto tutto da sola, cioè non è che mi è stato dato un aiuto, cioè ho iniziato un sacco di anni fa e piano piano, giorno dopo giorno, sono arrivata fino a dove sono arrivata. E i talent non mi sono mai interessati, cioè magari mi è capitato di guardarli da piccolina, seguire cosa facevano, però andarci io di persona no, non mi interessa. Poi ovviamente ognuno è libero di fare ciò che vuole, io per la mia persona non lo farei mai. Certo, ma parlando di TikTok, cosa ti piace o non ti piace di questa piattaforma? Allora, TikTok, devo dirti, è cambiato tantissimo negli anni, come ti ho detto io lo utilizzo dal 2015, cioè era proprio appena uscito, infatti non c'era nessuno su quel social, eravamo in pochi sia in Italia che in America. E all'inizio era proprio un mondo bellissimo, tranquillo, e potevi essere molto più libera. Adesso che è diventato TikTok già da qualche mese, qualche anno, scusami, tipo nell'ultimo anno è diventato un mondo, cioè non mi piace quasi più, i contenuti sono sempre gli stessi, e poi magari sarà anche che io mi sono non stancata, però sicuramente dopo 5 anni sullo stesso social e vedere tutti questi cambiamenti fino ad arrivare a un punto in cui non mi piace più, dico cavolo, però cioè, lo stanno rovinando proprio. Cioè si sta rovinando, non mi piace quasi più, ti dico la verità. No, capisco anche perché comunque il tuo approccio può essere anche differente, chiaramente, crescendo e Sì, comunque sì. vedendo, sai, essendo anche tu un personaggio più noto, da questo punto di vista probabilmente, è anche diverso il confronto che tu puoi avere con gli altri utenti. Sì, ma è diventato un mondo in cui ci sono troppi pregiudizi, luoghi comuni, cioè ideali di bellezza, canoni. Che non mi piace, cioè, non, sono cose assurde, tipo magari una ragazza leggermente in carne, che ne so, ti faccio un esempio, pubblica un video con dei pantaloni leggermente attirati, nei commenti leggo tutti insulti, cioè io dico nel 2020 queste cose ancora, cioè la gente è veramente pazza, cioè non so come possa arrivare a fare certi ragionamenti e arrivare a scrivere certi commenti, cioè io davvero leggo certe cose assurde, ma sotto qualsiasi video, magari c'è anche una bambina un po' più piccola, fa un video dove si diverte, e dicono: ah, ma sta bambina. Mo c'è sta moda di dire questa cosa. Non so se capirà. C'è sta moda di dire: ah, mi è scappato dalla cantina. Mo si è creato sto meme. Non so se è nato da qualcosa. Si è creato sto meme su TikTok di sta cantina dove vengono rinchiusi i bambini. Ma così a caso. Cioè, io non sto più seguendo perché si stanno inventando tante di quelle cavolate su sto social, ma che a volte dico: bah. Sarò diventata vecchia io, non lo so, non capisco più certe cose. Certo, ma anche perché nella musica comunque ci sono altri modi per potersi esprimere. Tu comunque ci sei riuscita. Non posso non chiederti comunque anche dei vari dissing, dei quali comunque si è parlato anche sui quotidiani, comunque si è parlato sulla stampa. Tu oggi come vivi quei momenti che ti hanno riguardato in passato? Del dissing, scusami.
Ma io l'ho sempre vissuta bene, cioè non mi è mai fregato più di tanto, io ho dato sempre poco peso a questa situazione, anche perché io l'ho presa molto sul ridere, cioè ho detto, oh figo, famo sta cosa, cioè non mi è fregato niente, e l'ho fatta semplicemente, ancora adesso non mi frega niente, vivo tranquilla. Io credo che questo comunque sia un atteggiamento che probabilmente parte da lontano, perché io da quello che posso riconoscere, posso vedere in te, vedo una ragazza, vedo un artista che comunque sicuramente ha sofferto molto in passato, ma da questa sofferenza ha trovato anche la forza di credere in se stessa e soprattutto di portare anche dei messaggi positivi, con quell'ironia che poi contraddistingue anche quelli che sono i tuoi pezzi. Sì, esatto, io per alcune cose che ho passato, magari da piccola, alle medie, come ti ho detto, mi hanno giorno dopo giorno costruito una corazza e quindi non mi frega quasi più niente di nulla. Ma non che sono diventata apatica o senza emozioni, però per alcune cose in particolare non ci faccio più La caso. consapevolezza, la capacità che di farti volare addosso determinate questioni che poi probabilmente non ti appartengono, riconosci il fatto che non ti appartengono ed è giusto Sì, comunque non gli do neanche riaffermare. peso, esatto. Cioè, io penso a me, al mio percorso, alla mia vita, non mi cioè, io vado dritta di bocca al paraocchi, non mi frega nulla. Parlando invece di Roma, prima abbiamo iniziato parlando della tua città, so che ci sei molto legata, ma sei legata anche a quello che è l'aspetto musicale della tua città? Sì, mi piacciono molto gli artisti di Roma o comunque. Anche perché mi ci ritrovo, cioè, in quello che dicono, magari sento una canzone, che so, di Gargrave, dice un determinato posto nella canzone e dico, oh, ci sono stata lì, cioè, mi fa sentire a casa. Bene, senti, ma è cambiata la tua musica, comunque i tuoi ascolti durante il periodo di isolamento? Hai scoperto magari qualche artista che avendo più tempo invece prima non avevi considerato? Ma ti dico la verità, io non ascolto quasi mai gli stessi artisti, cioè magari c'è quel giorno in cui mi prende e mi ascolto tutto l'album di Lazza, tutto l'album di Dani Five, di Salmo, cioè, però quasi sempre io vado sulle playlist, metto quelle che scorrono, qualsiasi canzone me l'ascolto, cioè non cerco l'artista proprio da ascoltare. Tra le varie domande che ci hanno posto i tuoi fan, che tra l'altro io ho avuto modo di riproporre, di girarti, ce n'è una a proposito di una canzone che tu avresti voluto scrivere nel repertorio delle canzoni che tu ami, quelle che ascolti, quelle che conosci, una canzone che dici, caspita, questa avrei voluto scriverla io. Di una che ho sentito, dici? Sentito, sì. Questa è una domanda che mi trovo impreparata, non te lo saprei dire. Io ascolto, come ti ho detto, tantissime canzoni, quindi non ce n'è una in particolare, credo che dico, cavolo, la volevo scrivere io. Cioè, no, non mi viene in mente nulla adesso. Bene, Forse una invece. in cui ho trovato un testo molto, molto bello e profondo è stata una di Cardi B, mi è venuta adesso in mente. Get up 10, che vuol dire rialzati 10 volte, cioè rialzati 10 volte, tipo tradotto in modo brutto. E il testo è bellissimo, cioè parla di lei, di tutte le cose che ha passato, che però si è sempre rialzata. È un testo proprio bello. Bene, beh, sì, effettivamente è un gran pezzo quello. Pi piace molto anche a me perché ha un significato estremamente particolare. Magari non è tra i più noti Sì. in Italia, però devo dire che è un Sì, no, pezzone. infatti, sì. Mentre invece, parlando sempre di musica internazionale, a parte Drake, Nicki Minaj, c'è qualche artista con cui vorresti collaborare? Internazionale? Questa è una domanda proprio da un milione di dollari. Cioè, così proprio sognare in grande. Beh, sicuramente un artista che mi piace molto, tipo a parte Drake, Nicki Minaj, Travis Scott mi piace, A Boogie With A Hoodie, Tyga mi fa volare. E poi me ne vengono in mente troppi, non saprei manco quale scegliere, Blueface, tantissime. Eh beh, sono parecchi, però è giusto Eh sognare, sì. anche perché tu mai corre Sì, limiti, per perché carità. sei giovanissima, quindi c'è tutto il tempo per poterlo fare. Speriamo bene. Non sono in tanti gli artisti che alla tua età hanno già firmato un contratto con una major discografica, anzi. So. Questa è una grande fortuna. Ma senti più l'orgoglio o la responsabilità per la firma con Universal? Cioè? Sei più orgogliosa di far parte di un'etichetta così importante o senti la pressione proprio per essere all'interno del roster di una major discografica?
No, sono orgogliosa, cioè, sono felicissima, non sento tutto questo peso. Comunque, cioè, ho aspettato un sacco per poterlo fare, quindi perché avere paura adesso? Adesso che ce l'ho tra le mani posso viverlo. Beh, è l'atteggiamento giusto, ma quali sono invece i prossimi passi? Dopo Bordello, immagino che comunque stia atteggiando quello che poi sarà il futuro. Sicuramente il mio futuro, io, cioè, posso, guardando in grande, vedo assolutamente la musica, cioè, voglio vivere di questo, mi piace farlo, quindi continuerò a scrivere. Sicuramente usciranno altri pezzi, in questi mesi, chissà, cioè, potrà uscire anche un album, ovviamente, un disco, e i live, non vedo l'ora di tornare a farli, di poter cantare tanti a tante persone. A proposito di live, qual è la location dove vorresti esibirti? Una volta finito il lockdown, dove sarebbe, per esempio, a Roma una location dove vorresti cantare? Allora, Roma è tipo magari l'Atlantico, Atlantico è tanta roba. Che ne so, poi che altro mi viene in mente? L'Orion, piccoletto, però efficace. Poi che altri posti ci sono? Fammi pensare, vabbè, uno dei sogni più grandi per potersi esibire a Roma è il Palautomatica, quello proprio. E poi basta, cioè sono diciamo sempre gli stessi alla fine. Bene, bene, però appunto puntiamo sull'Atlantico, mettiamo prima subito una firma per Sì, l'Atlantico, ce l'auguriamo davvero. Ma guarda, io non posso che ringraziarti per aver scelto di passare questi grazie a te. minuti con noi e ti auguro buona musica e speriamo davvero di vederci presto anche per poter parlare di musica di persona. Certo, mi ha fatto un sacco piacere, grazie mille. Anche a me, buona musica e a prestissimo. Buona serata. Grazie, Ciao, ciao. ciao ciao. Perfetto, molto bene cari amici di All Music Italia, io spero che vi siate divertiti in questa mezz'oretta, questi 20-25 minuti di chiacchierata con Marta, grazie mille, vi auguro una buona serata ancora con All Music Italia e ancora con le nostre interviste. Ciao ciao!